Salve a tutti e benvenuti sul mio canale. Oggi vi porto la recensione del nuovo Oppo A98 5G, smartphone che alla data di lancio non aveva senso, visto il suo prezzo elevato, ma alla data di oggi, a metà prezzo, potrebbe essere uno smartphone molto interessante. Prima di andare avanti, vi do come sempre di iscrivervi al canale e attivare la campanellina per restare sempre aggiornati sui miei video. Ne approfitto per salutare gli amici Telegram di Malati di Smartphone. All'interno della confezione troviamo, oltre al nostro smartphone, spillino per i vano SIM, i classici libretti, cavo di ricarica USB-A tipo C, è un caricabatterie Super VOOC da 67 watt. Non abbiamo nessuna cover all'interno. Oppo A98 5G ha un design semplice e lineare che richiama il classico stile della serie A di Oppo. È realizzato interamente in policarbonato di buona qualità. Il frame è squadrato, il retro ha una trama opaca che trattiene leggermente le impronte. Bello questo particolare lucido che evidenzia il modulo delle fotocamere che sporge leggermente. E se posizionato su una superficie piana è abbastanza stabile. Oppo 98 è disponibile in due colorazioni, una Dreamy Blue e questa Cool Black. Nel complesso è uno smartphone che si tiene bene tra le mani ed ha un senso di qualità e solidità. Le dimensioni sono abbastanza generose, parliamo di 165,6 x 76,1 x 8,2 mm di spessore per un peso di 192 grammi. Analizzando bene lo smartphone, troviamo nella parte destra tasto di accensione e spegnimento che integra il sensore delle impronte digitali, che è preciso ma non velocissimo. Nella parte di sinistra abbiamo lo slot che può ospitare due nano SIM oppure una nano SIM più micro SD. Abbiamo il bilanciere del volume. Nella parte inferiore abbiamo jack da 3,5 mm, primo microfono, porta di tipo C, altoparlante di sistema che è stereo. Nella parte superiore abbiamo secondo microfono, il secondo speaker fuoriesce dalla capsula auricolare. Sul retro abbiamo il modulo delle fotocamere. Parlando invece dei display, A98 5G monta un pannello IPS da 6,72 pollici diagonale con risoluzione Full HD Plus di 1080x2400 pixel. Abbiamo un refresh rate che arriva fino a 120 Hz. La luminosità massima è di 680 nits, quindi abbastanza decente per un IPS. Nel complesso è un buon pannello, con bordi abbastanza ristretti. I colori sono più tenui rispetto a un AMOLED e sono discreti gli angoli di visione. Purtroppo di serie non abbiamo una pellicola preapplicata. Parlando invece di hardware, su Oppo A98 5G abbiamo un processore Snapdragon 695 Octa-Core a 2,2 GHz, tutto affiancato da una GPU Adreno 619. Abbiamo 8 GB di RAM di tipo LPDDR4X e altri 8 GB di RAM virtuale. La memoria interna è da ben 256 GB di tipo UFS 2.2, espandibile tramite microSD fino a 1 TB. Parlando invece di connettività, abbiamo il supporto Dual SIM 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.1, presente anche il chip NFC per i pagamenti, presenti vari GPS, presente anche il jack audio e l'audio stereo di discreta qualità e potenza. Parlando invece di batteria, su questo Oppo A98 5G abbiamo una batteria da 5000 mAh che garantisce quasi 2 giorni di utilizzo. Abbiamo la ricarica rapida a ben 67 W che ricarica a 98 in meno di 50 minuti. Purtroppo non abbiamo la ricarica wireless.
Il reparto fotografico di questo Oppo 98 è composto da tre sensori posteriori. La principale è un 64 megapixel. Abbiamo poi due inutili 2 megapixel, una per uno zoom microscopico 20 e 40x e una per l'effetto profondità. La frontale per i selfie invece è una 32 megapixel. La fotocamera principale, in buona condizione di luce, riesce a scattare immagini di alta qualità con dettagli nitidi, colori saturi e un'ampia gamma dinamica. Bene la gestione dell'HDR, buona la messa a fuoco e la velocità di scatto. Niente di che invece la fotocamera microscopica, che direi abbastanza inutile. Bene invece la fotocamera frontale per i selfie. I video invece si registrano fino a 1080p a 30 fps, con una buona messa a fuoco e una leggera stabilizzazione elettronica. Nel complesso è un reparto fotografico versatile che soddisfa in buone condizioni di luce. Peccato per la mancanza di una stabilizzazione ottica e della grande angolare. Parlando invece di software, Oppo 98 5G arriva sul mercato con Android 13 e le patch di novembre 2023, il tutto personalizzato con la classica ColorOS 13.1 di Oppo. Abbiamo le classiche gesture, modalità scura, classiche app di Google, modalità gaming e tutte le classiche funzionalità della ColorOS, compresa una buona personalizzazione di tema e icone. Nel complesso riuscirete a gestire senza problemi tutte le app disponibili e anche il gaming non al massimo dei dettagli. Peccato che di serie troverete un po' di app e giochi preinstallati, che ovviamente potete rimuovere. A 98 5G gode di due major update e 3 anni di aggiornamenti mensili per le patch di sicurezza. Parlando di prezzo, Oppo 98 5G viene lanciato ad un prezzo elevato di 449 euro. Fortunatamente ora si trova molto meno, intorno ai 270 euro. Vi lascio il link d'acquisto qui sotto in descrizione. Per concludere, Oppo 98 5G è uno smartphone solido e concreto. Diciamo che con il calo di prezzo ha ricevuto una nuova vita, anche se la concorrenza è davvero spietata su questa fascia di prezzo. Come punto forte direi autonomia di carica e un hardware abbastanza completo. Come punto debole direi un reparto fotografico sottotono. La mancanza di una grande angolare si sente. È un processore che fa leggermente da cono di bottiglia. Quindi consiglio questo Oppo 98 5G? Direi nì. Sotto le 250 euro comunque fateci un pensierino se cercate uno smartphone solido e affidabile. Per oggi è tutto. Vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale.
E se il video vi è piaciuto, lasciate un bel like per supportarlo. Per qualsiasi info, scrivete pure nei commenti. Ciao e alla prossima!